Arezzo, lo sapete, per noi è un simbolo molto, molto importante. È una città strappata alla sinistra, le scuole della Toscana Rossa, nel centro di un sistema di potere renziano. E questo sistema di potere che voi vivete direttamente da molti anni sulla vostra pelle ogni giorno, rivela da voi nei suoi aspetti, come dire, più deteriori. Basta pensare all'ormai notissimo decreto salvabanche, che appunto per salvare dal crack quattro banche, di cui una è la banca della vostra città, ha mandato sull'astrico migliaia di famiglie la cui unica colpa era stata quella di affidare i propri risparmi alla loro banca di sempre. Ecco, ma questa banca, Banca Etruria, è solo un aspetto, forse e magari più spietato, ma certo non unico, del sistema di potere del Partito Democratico in Toscana. Per questo sono davvero grato a tutti voi che con il vostro impegno, con la vostra militanza, tenete alta la nostra bandiera, la bandiera di Forza Italia, nella regione più rossa d'Italia. Non avete soltanto resistito, ma siete stati capaci di vincere. Avete vinto ad Arezzo, a Pietrasanta e in altre località, e sono sicuro che vincerete anche a Grosseto, dove si andrà al voto nei prossimi mesi, quando il governo finalmente si degnerà di mandare gli italiani alle urne.